perlomeno di un'idea come di un'altra, di un mistero. Sembra che non sia possibile dimenticarsi di sé, e giudicandoci ognuno con gli altri convincersi che se non lo sa. Quella del Blasco si è fermata non dentro un bosco ma tutta lì in Viale Europa per 2 ore di rock. L'appuntamento targato Déjà Vu di domenica 22 luglio ancora una volta per il secondo anno consecutivo ha soddisfatto le aspettative regalando una serata di musica ma non solo. Sembra che non sia possibile dimenticarsi di sé, giudicandoci ognuno con gli altri convincersi che se non lo sai, buoni o cattivi, non è la fine. Prima c'è il giusto o sbagliato da sopportare, da sopportare, che di per sé è maledetto. Feste di paese, l'impeccabile organizzazione dello staff del bar caffetteria Déjà Vu ha pensato proprio a tutto, dalle bontà gastronomiche al divertimento per i più piccoli, con gli applauditissimi artisti di strada. E non è stato facile mettere insieme un intero quartiere in festa per tutta una notte ed unire le forze. Non facile per molti, sì, ma non per Déjà Vu, che ha saputo offrire ai castellanetani e ai tanti turisti presenti una serata di spessore saltata dal concerto dei Vasconnessi. Sì, perché a partire dalle 22 i veri e unici protagonisti della serata sono stati loro che ancora una volta hanno trascinato il pubblico attraverso canzoni che hanno fatto la storia del comandante. Gli spari sopra, C'è chi dice no, La combricola del Blasco e poi Vivere sono stati solo alcuni dei grandi successi che i Vasconnessi hanno portato sul palco, che per il grande finale di Alba Chiara, cantata proprio da tutti, è stato illuminato dalla magia dei fuochi d'artificio. Un vero e proprio marchio di fabbrica del Déjà Vu che ha reso Viale Europa anche stavolta il Modena Park di casa nostra. Grazie.